Buonasera, eccoci ritrovati negli studi televisivi della Pana Studio di Francesco Panasci. Oggi con la quinta puntata del programma Non Molliamo, il programma che sta avendo un grande successo anche a livello di ascolti e volevo ringraziare a tutti i nostri telespettatori. Ma oggi abbiamo un ospite d'eccezione, potremmo dire un padre, un uomo, un fratello, un amico, il presidente più votato di tutti i tempi, il nostro già governatore della Sicilia, Totò Cuffaro. Grazie. Ciao, grazie Totò. Alla presentazione immeritata. No, assolutamente. Totò, nel mio programma io a tutti gli ospiti che ho invitato prediligo del tu. Se tu vuoi. La verità mi dai sempre del tu anche. Effettivamente sì. Mi stupirei se mi dessi del lei. Ti ringrazio Totò, sei troppo gentile. Oggi affronteremo tanti argomenti, ma soprattutto non parleremo di politica. Oggi parleremo di chi è Totò Cuffaro, dell'uomo Totò Cuffaro. Perciò Totò, parlaci un po' della tua infanzia, di qualche ricordo importante, dove sei cresciuto, i tuoi primi ricordi, ma soprattutto sappiamo il tuo amore per la medicina. Perché la scelta di diventare un medico? Beh, io sono cresciuto in un paese, che è il mio paese, provincia di Agrigento, Raffadali, i miei genitori entrambi maestri di scuola elementare, molto religiosi entrambi, sono cresciuto in una famiglia dove mamma mi obbligava ad andare a messa già all'età di 5 anni, 6 anni, quando ho fatto la prima comunione, e quello che era un obbligo invece col tempo ho capito invece era un'educazione che mi ha introdotto al mistero della vita religiosa, che poi è diventata col tempo anche parte importante del mio processo di fede. Sono stato lì sino a tutta la scuola elementare, poi ho avuto la fortuna o la disavventura di vincere una borsa di studio, e la borsa di studio consisteva nell'andare in un convitto in collegio, dove io andai per i primi 3 anni in Calabria, poi per tutto il tempo del ginnasio e del liceo in una scuola salesiana, collegio dei Salesiani a Palermo, in via San Bolo, dove ho completato gli studi portando avanti una formazione prettamente religiosa e cattolica. E questa è stata la mia infanzia, un po' chiuso dentro le mura di un collegio, che però devo dire sono stati molto importanti per la mia formazione di fede, di cultura. E tutt'oggi la tua fede è ancora permanente. Sicuramente, ma anche la cultura, nel senso che ho letto centinaia di libri, latino, greco, i Salesiani sono una grande scuola di insegnamento e di cultura, che credo che sia il bagaglio più importante che mi hanno dato i miei genitori e che mi sto portando dietro, che mi porto dietro. E soprattutto mi hanno insegnato a gestirmi anche nelle situazioni più difficili sin da ragazzo, e credo che se ho potuto affrontare e superare il carcere, 5 anni difficili di sofferenza dentro una cella, lo devo anche alla tua capacità che religiosa. Ho avuto di affrontare i problemi sin da bambino, lontano da casa, in collegio. Come mai la tua scelta in di medicina? Sì. Bah, è una scelta che ho maturato sin da bambino, nel senso che avevi questa passione innata. Già quando giocavo da bambino, giocavo a fare il medico, e quindi ah, sì? Mi sono portato dietro questo, poi sono iscritto in medicina, ho avuto un percorso di studi abbastanza agevole, nel senso che mi sono laureato prima del tempo, in 5 anni e mezzo, col massimo dei voti. Complimenti, che medicina importante. La specializzazione in radiologia, insomma. Poi a un certo punto la mia passione per la sanità, per il medico, per curare le persone, che è una passione umana, devo dire, è stata travolta da un'altra passione, che dico io anch'essa molto umana, che è quello del servizio alla gente, sempre un servizio alla gente, che quello è la politica. Ma hai detto che di politica non dobbiamo vabbè, parlare. Ora accenneremo qualcosa. Non ne parliamo. No, invece ora accenneremo qualcosa. Mi attengo alle tue domande. Non ti preoccupare, Totò, ora accenneremo qualcosa. Ma intanto noi ti vogliamo conoscere un po' più da vicino a livello umano, ma soprattutto come persona. Poi so, Totò, che il tuo amore è per l'agricoltura. Te piace tanto la terra, coltivarla. So pure che stai preparando un cosiddetto amaro. Ma guarda, la mia passione per l'agricoltura credo che sia un retaggio familiare, nel senso che i miei nonni
erano agricoltori, il padre di mio padre ha fatto il contadino, l'agricoltore, mio padre mi portava in campagna a coltivarla, a fare il frumento, le fave sin da bambino, per cui questa passione è maturata dentro di me, me la sono portata dietro, per cui quando ho avuto la prima opportunità, prima che diventassi assessore all'agricoltura, ho scelto di comprare un'azienda agricola nel quale in questi anni ho portato e ho sviluppato non solo la mia passione, ma adesso soprattutto che sono lontano dall'agone politico e non posso più fare il medico perché sono stato radiato dall'albo per le mie vicende giudiziarie, mi sta consentendo di riavere una nuova vita in mezzo alle colture agricole che devo dire mi sta dando grande tanto. Serenità, e grande tranquillità e soprattutto mi impegna perché senza far niente non ci so stare. Sì, infatti tu che sei un uomo dinamico, infatti so che ti piace anche fare attività fisica, andare a correre, ti piace soprattutto mangiare, vero Totò? Ma guarda, la ricotta so ti piace tanto, i cannoli. Io sono in un continuo dilemma tra l'attività fisica che mi piace moltissimo e l'attività del mangiare, culinaria. Che non si sposano molto insieme, però purtroppo è così. Ho preso un po' di chili da quando sono uscito dal carcere, sto ricominciando a correre con più frequenza, puntualità e con più frequenza, spero di riprendere, di perdere un po' di chili e di rientrare in un peso accettabile e questo mi impone di fare a meno dei cannoli e ne sto facendo a meno. Vabbè, d'altronde qua in Sicilia, soprattutto a Palermo con le cose buone che ci sono, se non si mangia, signori miei, che dobbiamo fare? Poi eventualmente ci sono tante cose da fare. Per correre, ognuno sceglie quello che sa fare meglio e adesso devo assolutamente impegnarmi a fare delle cose più utili a questa città, alla società, stare vicino a chi ha più bisogno, occuparmi degli extracomunitari, tornare in Burundi dove mi aspettano tanti bambini che hanno bisogno di qualcuno che dia loro una possibilità di avere una vita. Devo dire che ho raccolto un po' di fondi e la cosa più bella che mi è successa è che al mio appello non hanno risposto le grandi società o gli imprenditori, ma hanno risposto, devo dire, migliaia di persone, a ognuno di loro dando un piccolo contributo di 50-100 euro che mi ha dato la possibilità di raccogliere quasi 40.000 euro di piccoli contributi alla generosità dei siciliani che porterò in Burundi fra qualche giorno, perché torno in Burundi. Ricordiamo che fuori tu dall'agone politico, torno in Burundi prima che finisca la competizione elettorale perché sì. non voglio stare ancora a Palermo per assistere alla fine della campagna elettorale, torno in Burundi e mi occuperò di questi bambini che hanno bisogno. Che ricordiamo che il presidente qua, quando durante il periodo della sua attività legislativa, ha fondato proprio un ospedale in Burundi. Parlaci di questa esperienza, Totò, come mai scelto il Burundi? Perché il Burundi è il più povero tra tutti i paesi poveri dell'Africa. Più povero in tutti i sensi, perché è un paese talmente povero per dare l'idea di quanto sia povero, in Burundi non ci sono neanche cinesi, nel senso che non ci va nessuno perché non ha sottosuolo ricco di minerali e quindi non è un paese che offre possibilità. E in cambio c'è tanta gente che sta male, dove c'è una popolazione di quasi 13 milioni di abitanti in un posto che è poco più grande della Sicilia, dove la gente muore partorendo i bambini e lasciando tanti orfani, dove non hanno nulla da mangiare. Ecco, questo credo che... Io so pure, Totò, che tu in qualità di medico hai fatto partorire anche delle donne là in Burundi. Ma guarda, io non è che sia un grande esperto di parti, però quando ti trovi in un posto dove le donne partoriscono naturalmente poggiando la schiena sul pavimento, basando la schiena, poggiando la schiena su un muro, piegando le gambe, tirandosi il bambino da solo, poggiando solo sulle spalle e tentando di tagliare a morsi il cordone ombelicale, allora persino uno come me che non aveva grande esperienza di parte, aiutare a partorire le donne poggiandole sul letto, aiutando il bambino a uscire dall'utero e tagliare
il cordone ombelicale e fare un nodo non è una cosa difficile, e però aiuta moltissimo e soprattutto dà conforto alle donne che si sentono in qualche modo protette dalla presenza di un medico. Ho fatto tanti parti, in una decina di giorni credo di aver fatto una sessantina di parti, ma le donne partoriscono da solo e purtroppo... Quindi non c'è assistenza medica? No, non c'è assistenza medica, non c'è neanche assistenza sanitaria di nessun tipo, partoriscono in condizioni igieniche le più disperate e soprattutto partoriscono ogni 9 mesi, nel senso che la donna fa un bambino ogni 9 mesi sino a quando becca il parto sbagliato e muoiono muore, giovane. Lasciando sì, perché lì bambini, hanno delle tradizioni, se non sbaglio, un po' particolari, è molto diverse a noi, nel senso che se muore il marito poi subentra il fratello. Hanno un'idea tribale della famiglia. No, infatti. Ma hanno un'idea della famiglia, ma anche se è tribale. La donna fa figli sempre con lo stesso uomo e l'uomo fa figli sempre con la stessa donna. Se muore l'uomo, la donna fa figli con il fratello, con il padre dello stesso uomo. Se muore la donna, l'uomo fa figli con la sorella, con altri. Quindi sempre all'istanza... Hanno questa idea familiare tribale. Però questo purtroppo porta ad avere tantissimi bambini. Certo, poi sono malati, una serie di situazioni. Tanto che gli orfanotrofi del Burundi sono costretti a mettere i bambini quando hanno già 3 anni fuori dall'orfanotrofio, altrimenti non avrebbero possibilità di assistere gli altri che sono più piccoli. Ecco, noi con la nostra associazione aiutiamo il Burundi, ci stiamo prefiggendo di aiutare questi bambini. Ti devo dire che con 10.000 euro si possono assistere almeno 100 bambini per un anno e dar loro da mangiare, da vestire, un tetto. Grazie anche al volontariato, al sacrificio e alla passione di alcune suore, qualcuna anche italiana, che hanno dedicato e stanno dedicando la loro vita a queste persone. Beh, è una cosa che ti arricchisce umanamente e che ti riempie di speranza. E ti lascia tante emozioni. Penso che almeno questo... mi darà la soddisfazione di non continuare ad essere additato come ancora oggi i giornali fanno, come chi è uscito dal carcere pensa, come se fosse un reato persino pensare. Purtroppo i pregiudizi, Totò, sono tanti, però fortunatamente noi abbiamo una Costituzione italiana che tutela il diritto alla manifestazione del pensiero, quindi tutti siamo liberi di pensare e dire quello che vogliamo e soprattutto di rilasciare qualunque dichiarazione. Totò, quindi il Burundi, noi ti abbiamo seguito anche grazie a Instagram con tutte le foto con i bambini. Sì, ho scoperto questa cosa complicatissima, sì. Che si chiama Instagram, che non sapevo perché neanche tu non hai che Facebook. Cosa fosse. No, non ho Facebook perché... Ti devi... No, è una cosa troppo complicata allora. Per me. Voglio dedicare il mio tempo alla vita reale piuttosto che alla vita virtuale di Facebook. Però ho scoperto questo Instagram che altri hanno fatto sulla mia vita, ma... Cioè una che bella ha avuto un esito molto positivo. Beh, perché ha molte visualizzazioni, dove ci sei tu insieme ai bambini, è veramente consiglio di vederlo. C'è una grande sono delle visualizzazione, immagini veramente molte persone, emozionanti. È una cosa molto bella, però come tutte le cose belle va saputo utilizzare con grande prudenza, perché non sempre le cose belle, se usate male, restano belle, possono diventare brutte. Quindi bisogna sempre utilizzare. Consiglio soprattutto ai giovani molta prudenza su Instagram e su Facebook. La vita privata, quella familiare, la vita intima, credo che abbia bisogno di rimanere tale piuttosto che essere fatta diventare una vetrina, perché quando diventa la vetrina purtroppo non sempre le vetrine danno soltanto soddisfazioni buone, ne posso dare anche qualche avventura difficile. Certo, questo sì è vero, perché purtroppo oggigiorno con questi si lascia andare troppo, possiamo dire, si pubblica di tutto e di più, è la vita di oggi, sono i nuovi ragazzi, l'era moderna. Sì. Totò, invece se ti dico 13 dicembre 2015, cosa ti fa pensare? Beh, 13 dicembre 2015, il 13 dicembre è sempre Santa Lucia. Per me è stato il ritorno alla vista del cielo tutto intero, del cielo di notte che non vedevo da oltre 5 anni, perché durante i miei 5 anni di carcere, durante l'ora d'aria, riuscivo a guardare il cielo, perché ma di notte non si esce mai dalla cella, per cui io per 5 anni non ho mai visto un cielo stellato tutto intero, per cui quel 13 dicembre per me è stato il ritorno. Ma tu hai passato non della mia vista, ma della vista di poter tornare a vedere alcune cose. È stato il giorno in cui sono uscito dal carcere
E quindi che ho respirato la luce, per rimanere in tema del 13 dicembre, la luce che mi è entrata negli occhi e che ha spazzato via angosce, sofferenze, dolori che forse erano rimaste riservate nel mio cervello per tanti anni. Quindi una data per me molto importante che difficilmente riuscirò a dimenticare. È questo tuo passaggio, chiamiamolo così, questa permanenza che hai avuto in maniera, ti ha cambiato in qualche modo rispetto al Toto di prima e al Toto di dopo? Beh sì, il carcere cambia. Cambia non solo perché ti toglie il respiro lungo della vita per tutto il tempo che ti tiene in carcere, ti cambia perché il carcere non è un posto normale, è un posto che ti priva di tutto, ti priva degli affetti, ti priva della possibilità di accarezzare i tuoi figli, di baciare tua moglie, ti priva di tante piccole cose che sembrano banali quando le possiedi ogni giorno senza valorizzarle, che però quando ti mancano ti rendi conto che sono quelle che fanno la differenza nella qualità di una vita. Per cui tutto questo dolore, questa sofferenza, mi ha aiutato, devo dire, a costruire le ragioni della speranza, a poter guardare al futuro. Ogni giorno sapendo che quel giorno è una conquista vera di libertà, di amore, di affetto, di amicizia, tutte queste cose non le avrei mai potute assaporare e godere così come sto facendo adesso se il carcere non mi avesse dato questa sterzata, se non mi avesse messo così duramente alla prova. La vita ti mette alla prova prima o dopo, a me ha messo alla prova In maniera in dura. maniera dura mandandomi in carcere, ma non nella maniera più dura, c'è tanta gente che purtroppo la vita mette alla prova in maniera più dura di quanto abbia messo me, penso alla salute, alla malattia, alla morte, quindi tutto sommato. Ecco, il carcere mi ha dato la possibilità di riordinare i valori della mia vita, di rimetterli in ordine, di dare. E cos'è per te più importante, Toto? E ma vedi, tutti noi sapevamo e sappiamo che le cose più importanti sono i valori affettivi, i genitori, la famiglia, i figli. E anch'io, come tutti, sapevo che questi erano i valori più importanti, ma una cosa è saperli e una cosa è vivere sapendo che quelli sono i valori più importanti. Io sapevo che era straordinario avere due genitori che ti volevano bene, però poi non avevo tempo per andare dai miei genitori perché c'era sempre una riunione di partito, una giunta di governo, una seduta di assemblea, c'era sempre qualcosa che mi faceva spostare la mia possibilità di stare qualche giorno con i miei genitori perché loro erano lì e perché tutti siamo convinti che sono eterni, che questi non si perdono mai. Ecco, invece questo non è così purtroppo, perché poi quando la vita ti mette alla prova ti rendi conto degli errori che hai fatto. Sapevo che i miei figli e mia moglie venivano prima di ogni altro, però non avevo mai tempo per portare a passeggio mia moglie, per fare le compere con lei, per portarla a cinema, arrivavo in ritardo alla cresima dei miei figli, alla comunione. Ecco, queste cose che ho rivisitato nella mia mente, che mi hanno lasciato un grande dolore, un rimorso per non averle vissute, adesso diventano parte della mia vita, nel senso che servono a puntellare la qualità del tempo che devo dedicare alla mia famiglia. Tutto questo mi è potuto succedere perché il carcere mi ha insegnato a far questo, nel senso che è diventato proficuo, che è diventato sterile, che è diventato utile. Perché sai, dove dimora il dolore? Sapere che c'è qualcuno che ti aspetta e che ti vuole bene, Riempie il cuore di gioia. ti riempie il cuore e soprattutto ti dà la forza per andare Ricordiamo anche che Totò quest'anno si è laureato in giurisprudenza, infatti affrontando anche questo è il carcere. la tesi di laurea e il sovraffollamento delle carceri, Anche che questo lo dobbiamo al per te carcere. sì, è stato infatti diciamo, un passaggio importante della tua vita. Ma basta ricordare quelle che sono le cose spiacevoli della vita, purtroppo si affrontano, l'importante è che si esce a testa alta e con la convinzione di essere più forti di prima, vero Totò? Non lo so se sono più forte o più Ma debole, so che secondo sono me sì, diverso. perché io per quel poco che ti posso conoscere ti posso dire che sei una gran bella persona e non te lo dico Ma lo so, perché qua siamo qua davanti io e te, te lo dico no, perché lo so. penso per davvero. So che ho imparato ad amare con più forza e soprattutto ho imparato a non avere risentimenti perché sono convinto che i risentimenti nella vita non servono. Serve accettare le persone così come sono, anche quelli che non ti vogliono bene, anche quelli che
che pensano di te delle cose sbagliate, quindi va bene lo stesso, la vita è sempre affrontare i problemi a testa alta. Invece Totò, ti voglio chiedere un'altra cosa, una curiosità: perché ti chiamano Totò Vasavasa? Molti giornalisti ti affibbiano sempre Totò Vasavasa. No, non è una, è una, mi è stata affibbiato questa condizione, chiamiamolo così, tanto tempo fa, per la mia caratteristica di stare in mezzo alla gente, di abbracciarla, di baciarla, di dare e soprattutto di ricevere affetto, che è la mia condizione primaria per stare in politica, per cui io non riesco a rivedere una persona che non vedo da qualche giorno senza sentire il bisogno di abbracciarla, di baciarla. Ecco, questo ha scaturito la parte di qualche ironico canzonatore, che certamente non l'ha fatto perché mi vuole bene, questo appellativo di Totò Vasavasa, che io accetto ben volentieri, perché il bacio non è mai manifestazione di disprezzo e neanche manifestazione di disinteresse, è una manifestazione di affetto e di interesse. Quindi chi pensa di avermi insultato nella vita, infatti, chiamandomi Vasavasa, ti ha fatto un piacere, perché è una non bella cosa. Riuscito, non c'è dire. Riuscito. Infatti, Totò, qual è il tuo segreto? Perché tutti ti amano così tanto? Non lo so quante persone mi amano, so che c'è tanta gente che mi vuole bene. E lo colgo soprattutto adesso che non ho prebende da distribuire, che non sono un uomo di potere. Sai, perché quando ero presidente, che ci fosse la gente che ti venisse intorno e che ti tributasse onori, ci stava, perché ero l'uomo di potere, ero il re. Adesso che sono un mendicante, nel senso che non ho prebende, che non ho potere, e incontro per le strade la gente che si ferma per dire: lei non mi conosce, ma io sento il bisogno di abbracciarla e di ringraziarla per quello che ha fatto, mi riempie di orgoglio, perché incontrare da parte delle persone prima le loro lacrime e poi la loro tenerezza è una cosa che mi fa molto piacere. Non so perché la gente ha dei miei confronti questo straordinario afflato, è una cosa però che mi commuove e forse anche mi conforta per il sacrificio della perdita della libertà che ho dovuto subire. Certo, infatti. Totò, un'ultima domanda veloce: visto che ci saranno le amministrative a breve, quale consiglio ti senti dare al sindaco futuro che avrà la possibilità di vincere e governare la città di Palermo? Ma guarda, intanto se io potessi votare, se potessi votare voterei una donna, per esempio, voterei una come te, se potessi votare, però non voto, però se potessi lo farei. E poi credo che il sindaco debba innanzitutto avere la forza e la possibilità di scacciare via la disperazione e di costruire un progetto di speranza. Questa è una città che ha bisogno di sperare, che ha bisogno di speranza, che ha bisogno di sentirsi motivata per costruire un progetto di futuro. Non ho mai nascosto la mia idea che questa persona che oggi a Palermo sia in condizione di ricevere l'afflato della gente, soprattutto che sia in condizione di commuovere ed emozionare le persone, tra quelli che ci sono sia il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli, perché lo vedo che si muove con disinvoltura in mezzo alle persone e dà loro quella sensazione di essere uno delle persone che vive in mezzo alla gente. Quello che ha saputo fare per tanti anni nel passato Leluca Orlando, 30 anni fa, e che forse sapevo fare io qualche anno fa, oggi lui lo sa fare, e questo è uno che è in condizione di creare e di riorganizzare la speranza e di dare a questa città la possibilità di tornare ad essere una città che vuole costruire e andare incontro al proprio futuro. Quindi una Palermo giovane, una Palermo speranzosa. Totò, io ti ringrazio per la tua gentilezza. Sono io che ringrazio no, te. No, perché hai accettato il mio invito a venire. Soprattutto io sono emozionata, devo dire, perché ogni volta che ti vedo mi fai questo effetto. L'emozione è una delle tante cose belle della vita. Quindi ti ringrazio. Uno non deve mai vergognarsi di emozionarsi, perché l'emozione fa parte dei sentimenti, e i sentimenti sono assolutamente le cose più belle che possediamo. Grazie.
Allora, cari amici, per oggi è tutto. Ci rivediamo la prossima puntata con un nuovo appuntamento. Anzi, vi anticipo che la prossima puntata sarà un po' delicata perché parleremo di femminicidio e soprattutto avremo un ospite importante, Lidia Livoli, di cui affronteremo la situazione nella speranza di poter dare a questa donna protezione. Vi ricordo sempre il nostro appuntamento settimanale con l'avvocato del martedì, che lo potete trovare sul moderatore www.ilmoderatore.it, il giornale online di Francesco Panasci. Mi raccomando, non molliamo, noi non molliamo, e voi? Ciao! Grazie Totò, io ti voglio abbracciare alla faccia di tutti, aspetta il microfono, oddio, alla faccia mi spoglio di Ugo. Tutto! Speriamo che qualcuno lo vede e te vota, qualcuno lo vede e te vota, lo vedranno qualcuno, no?